thank okay. you Buonasera, ben trovati cari amici, appuntamento della domenica sera, un'ora e mezza di orologi, uh, sì, è il martedì che facciamo due ore, un'ora e mezza di orologi e stasera una grande serata, eh. stasera davvero abbiamo eh, per gli amanti dei Rolex più o meno li abbiamo tutti tutti da far vedere, eh, davvero ne mancano pochissimi, ne abbiamo davvero tanti stasera eh, per cui interessante eh, interessante da seguire da seguire, ricordo che siamo interessati al ritiro del vostro usato quindi se avete qualche cosa da dare indietro fatevi avanti, fatevi sotto 345-8249-357 è il nostro numero eh, a cui potete chiamare e poi insomma le solite cose le sapete, eh, quindi eh, il ritir ritiro ecco all'appello che faccio tutte le domeniche sere a chi ha qualcosa da vendere venga venga eh, perché siamo interessati all'acquisto dei vostri orologi gioielli potete pagare in oro eh, potete pagare in oro loro lo, lo ritiriamo a 22 euro al grammo insomma mm, da, da, da mm, lo sapete eh, lo sapete diciamo che sono le solite cose che diciamo tutte le volte che andiamo in onda saluto pigio e giorgia arrabbiata un po' Giorgia, è eh? un periodo di tempo che è arrabbiata questa ragazza, mi preoccupa come mai? Arrabbiata c'è sempre questo muso con... alla tua età arrabbiata, alla tua età arrabbiata, io dovrei essere arrabbiato eh? non solo per l'età, anche per altre cose e saluto Camilla, la camera e Orietta, che anche lei stasera non trovava pace, adesso spero l'abbia trovata pace, adesso vediamo un po' se la conserveremo fino alla fine della trasmissione Cominciamo, cominciamo subito con un Rolex, con un Rolex che conoscete già, però carino. Però carino 1350 la richiesta. Questo probabilmente andrà all'estero. Se non viene venduto questa settimana, partirà per altri lidi. E, ed è un Oyster acciaio oro, cinturinato pelle, carino. Vetro plastica del 61, questo Oysterino, misura media, direi, perché con 33 mm come diametro, all'epoca eh, erano queste le misure da uomo. E lo vedrai bene eh, co così al polso di una signora questo eh? acciaio con lunetta oro giallo tra l'altro attacche 1.350 la richiesta eh? 1.350 la richiesta ritiralo ritiralo che ci vediamo un eh, invece un classico perseo eh. eh, un classico perseo carica manuale e eh, non riesco a leggere cosa c'è scritto qua io Bisogna che vada, eh comunque, bisogna <ride> che vada a farmi rifare gli occhiali, perché questi sono per vedere da lontano, mi ce ne vuole un paio per vedere anche da vicino, mannaggia, eh. Cosa c'è scritto IncaBlock? <ride> c'è scritto Inca Block, adesso lo leggo, adesso sì lo leggo. Anse dritte, cassa in acciaio, carica manuale, Inca Block è uno dei primi Inca Block, uno dei primi sistemi antiurto per proteggere l'asse del bilanciere eh, sì, è appunto uno dei, dei primi l'ha messo questo perseo che tra l'altro era una, una casa che serviva, vedete, le ferrovie dello Stato. Non a caso questo è, è così eh, timbrato, è numerato, ecco, perché probabilmente questo era un orologio di servizio dato a qualche operatore delle ferrovie dello Stato. Poteva essere un macchinista, poteva essere un capostazione, non so. eh ed erano, ripeto, negli anni 60 i primi eh, con sistema Inca Block a protezione del bilanciere quanto costa? Hai ragione anche te fammi un po' vedere, 200 euro 200 euro la richiesta e beh, questo è un pezzo di storia cifre arabe, verticali, lancette e pensili secondi al 6 molto leggibile questo è davvero un pezzo di storia delle ferrovie dello Stato eh. ritiralo mm, ritiralo 200 euro tra l'altro il, il diametro è un 34 mm c'era poi il cartierino master cartier argento quello da 500 euro qui c'è il corredo scatola garanzia mm. e poi poi che ci vediamo ci vediamo anche questo Rolex sì, lo cartierino bello con questo quadrante argento questa cassa un po' particolare Mm, eh, il, al, che ricorda un po' il nodo di Cartier, mm, il famoso anello, le famose tre vere intrecciate in oro bianco, la corona è miligranata con il cabochon e la chiusura è una deployante, eh, immancabile la deployante nel, eh, così, nella marchio, nel marchio Cartier, nell'orologio Cartier ritiriamolo. Come mai tutte ste luci sti riflessi? Ci siamo spostati, abbiamo messo le luci diverse oggi, mm? Te. Vabbè, poi te, te li do, dovrebbero i sacchetti poi saltano fuori. Ne ho uno qua in mano in più. E... Questo è il Cellini, Cellini, se questo anche questo è un orologio che conosciamo, molto bello, cassa di forma, carica manuale, oro. Questo è corredato di scatola Garanzia 2.950, se non sbaglio la richiesta. Vediamolo. Orologio unisex, molto elegante, eh, viene bene così, sia ad un uomo che ad una, ad una donna. E eh, tra l'altro interessante perché appunto corredato di scatola garanzia, Un bello orologio, non riesco a capire come mai sia ancora qui. Eh, sia ancora qua questo orologio. Perché lo trovo davvero affascinante, particolare. Eh. Oh, grazie Giorgia, grazie Giorgia. Giorgia mi apri un po' però il diaframma perché mi pare un po' scuro l'immagine. Mi pare un po' scuro perché abbiamo abbassato le luci, adesso apri un po'. Quindi schiariamo, brava. Eh, e dovremo risolvere. Che luci erano quelle che abbiamo dovuto togliere? Ritiriamolo, ritiriamolo. Che luci erano, cavi. Che luci erano? Queste qua? Quelle là che, che riflettevano, che riflettevano. Andiamo avanti, schiarisci un po'. L'immagine. Bello questo. È un davvero un orologio eh, possente. Ecco, possente è la parola giusta. È un Hamilton della collezione jazz Master acciaio con bracciale acciaio automatico cronografo da 44 mm, praticamente nuovo. Scatola garanzia, 700 euro. Costa 1500 euro di listino. Questo orologio: eh? 1500 euro. Questo è davvero un'occasione. Eh, con una lunetta finitura sabbiata con incisi in rilievo gli indici, i numeri, poi abbiamo questo braccialone a doppia finitura lucido satinata con questa doppia chiusura a farfalla deployante, eh, i, i pulsanti crono sono vedete di forma eh, non proprio rotonda, eh, sono, sono di forma anche i pulsanti crono, la corona è a vite. Ovviamente, vetro zaffiro, un orologio davvero importante. Eh? La robustezza e l'affidabilità sono le, il live motive di, questo, di questo orologio. Ritiriamolo. Anch'esso, ritiriamolo, il bulgarino 36 mm, 36 direi 36 mm, il diametro, Bulgari Bulgari, con il con la cassa a tamburo in acciaio e incisa la scritta appunto bulgari bulgari è un automatico, non è un, eh, un quarzo, eh, perché poi facevano anche il modello al quarzo. Questo invece è la versione automatica. Il cinturino, se non vi piace, lo cambiamo: nessun problema. Altro orologio unisex. Va bene sia da uomo che da donna, forse più indicato per un polso femminile. Belle leanze dritte. Eh. Poi vedete il fondello ampiamente così eh, punzonato direi, eh, ampiamente punzonato, ci sono tanti punzoni eh, per il marchio di fabb fabbrica. Il quadrante è nero brillante, le lancette a bastone, poi abbiamo 6-12 arabo, il resto degli indici a barretta, poi eh, c'è anche la finestrella data a scatto rapido a ore 3. Ritiralo anch'esso. Ritiralo. Poi c'era bello, eh, che non me l'avete tanto considerato, ma questo è un bel cronografo con uno splendido quadrante madreperla. Sto parlando del crono Movado automatico, cassa oro, 2500 euro la richiesta. E, e appunto vedete questo questo splendido davvero quadrante in madreperla con contatori eh, bianchi, contatori cronografici bianchi, profilati oro. Eh. La cassa è in oro: la cassa peserà 40 grammi. È davvero pesante la cassa perché all'epoca la Movado lavorava molto bene, e poi mh, comunque non si lesinava negli anni. Direi 60-70 non si lesinava sul metallo, si volevano realizzare 2005-2005 eh, la richiesta. Eh, quando si costruiva un orologio buono, eh, si metteva ovviamente una cassa robusta, una cassa piena, un, ricca di metallo che non si rompesse, eh, che non si consumasse nel tempo. Questa è davvero è una cassa che peserà più di 40 grammi. Pulsanti a pompa, il movimento è un derivato, va giù 7750, la corona semi-incassata. 39 mm il diametro ritiralo eh, rolex quarzo loister quarz eh, beh insomma è da considerare anch'esso eh. è del 90 2950, È corredato scatola garanzia 36 mm dei just però quarzo eh, però quarzo la differenza De, così estetica per quanto riguarda gli oyster quartz. La vedete eh, con, abbiamo questo bracciale incassato con la cassa, e un po' più spigoloso, un po' più geometrica la forma di questo di questo orologio. A me piace molto, eh, devo dire, piace molto. E si riconoscono appunto abbastanza facilmente gli oyster quartz, che tra l'altro ripeto. Stanno sono rastrellati, eh, sono raccolti da vari collezionisti che secondo me li faranno sparire. Ma mi hanno chiesto anche questo. Mi hanno chiesto anche questo, ma io ho tenuto duro anche perché questi sono speculatori e li vogliono pagare due, due lire: no? li vogliono pagare poco. Io assolutamente non potevo scendere al prezzo che volevano loro e poi so già che cosa vogliono fare queste persone, no? raccogliere questi orologi, nasconderli e poi farli salire di prezzo. Ritiriamolo, ritiriamolo. Altro Cartier, però questa volta Santos Rondé Cougar 1007, questa è una bella occasione per chi cerca un orologio prestigioso, sportivo, affidabile, robusto, preciso. E di classe eh? e di classe non lo fanno più questo modello però lo hanno realizzato diversi diversi anni negli anni 80 appunto eh? il modello appunto è il Santos però rotondo ronde appunto movimento meccanico a carica a ricarica automatica avete le, lo stato di conservazione che, insomma, direi eccezionale eh, orologi del genere oggi costano sui 4.700 5.200 euro di listino eh? ok non lo fanno più però fanno la versione acciaio eh? fanno la versione acciaio fammi passare anche questo che ci vediamo il doppia data di Rolex quello vetro plastica quello per cui chiediamo 4.950 siete venuti a vederlo in tanti questo orologio mm, siete tanti che gli ronzano intorno nessuno che per adesso si sia così deciso Vedremo, eh, vedremo, ma poi prima o poi ogni orologio trova il suo padrone. Eh. Io non ho un orologio in casa in negozio che sia da noi per più di sei mesi, forse un anno, ma qualche, qualche uno è rimasto. Ma poi vengono venduti tutti. Vengono venduti tutti. 4950 36 mm, 1803 la referenza. Lunetta zigrinata oro giallo, molto ben conservato degli anni 70 questo orologio è appunto il day date o doppia data che dir si voglia eh? lo conosciamo questo orologio bello poi tra l'altro ne vedremo un altro più avanti però da gran collezione da gran collezione ritiriamolo, eh? ritiriamolo questo è arrivato da poco è un quartier eh, Tank, francese, è già tanto che non ne vediamo eh, di, questi, di questi orologi, però attenzione, non è il misura uomo automatico, è il misura, misura media quarzo, però c'è il prezzo interessante perché vi chiedo 1450 euro, 1450 euro per questo misura media quarzo, quindi da donna, corredato di scatola garanzia. Lo stato di conservazione lo vedete, forse necessita di una... È così veloce e lucidata, ma è davvero tenuto molto, molto bene. Eh? E qui abbiamo 1450 di richiesta. E torno a dire: abbiamo il corredo di scatola garanzia Tank. Misura media quarzo. Eh? Attenzione perché, se qualcuno di voi lo confonde con il grande automatico, oddio, non c'è tanta differenza come dimensione, eh? perché la misura da uomo, quello automatico, è leggermente più grande di questo. Questo non è il piccolo, è il medio. Però, però la, la differenza sostanziale sta nel eh, movimento quarzo anziché automatico. fosse il grande automatico vi avrei chiesto sui 2200-2400 euro sicuramente. Eh. Ritiriamolo anche questo, che è una bella idea eh, per qualche signora. E... Beh dai, adesso di solito a quest'ora qua non li presentiamo questi orologi perché di solito li presentiamo poi a fine, no? verso la fine. ma... Comunque è giusto, eh. ne abbiamo talmente tanti di Rolex stasera che facciamo vedere anche questo, questo, questo prestigioso ghiera verde NOS. Questo prestigioso ghiera verde NOS. E sapete che NOS vuol dire New World Stock, questo è del 2006. però non è mai stato indossato. Non è mai stato indossato. Ti piace il ghiera verde? Ti, ti, ti piace? Ah, sì, no, abbastanza. Arietta abbastanza. non tanto, no. Arietta non piace il, il ghiera verde. Ma io devo dire la verità, non amo tanto questo orologio. Lo considero un orologio, mh, beh, è un orologio comunque da collezione, da speculazione. Lasciamo stare, infatti, la richiesta qua è 7300 euro. È un, lo considero un secondo, terzo orologio. Un orologio da mettere magari un mese, due d'estate. Eh, non lo vedo come orologio quotidiano da tenere tutti i giorni, eccetera, poi. Oh, I gusti sono gusti, eh. Ci sono eh, persone, lo, lo so per, per esperienza, che letteralmente impazziscono per il ghiera verde eh. assolutamente. A me non fa tanto impazzire. Preferisco il normale, preferisco il normale. Comunque, questo è da collezione. Ripeto: 2006 scatola garanzia NOS con le plastiche. 7300 euro la, la richiesta. 7300 euro la richiesta, eh. Va bene? Ritiriamolo, ritiriamolo. Questo dovevo chiedere nel 7500, ma poi insomma ho optato per una cifra un po'... Non, non ho il coraggio eh, di, 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 di chiedere determinate cifre, anche se ormai, ormai sono cambiati i prezzi. Eh, sono cambiati ve ne sarete anche accorti. Sì, questo è lo Shopar, di cui non mi ricordo bene il prezzo. Guarda un po', Orietta, se riesci... A così a capirlo, a carpirlo dal cartellino. Eh? Questo è splendido, questo è un modello, si chiama Classic questo modello della Shoppare, un modello da donna con questa cassa tegolino rettangolare, arcuata, questa curvatura anatomica che se, per seguire meglio il profilo del polso. Orologio elegantissimo. Io quasi quasi questo orologio gli faccio dare una piccola lucidata perché quelle piccole righette che tra l'altro non si vedono, non si notano dal vivo ma eh, si vedono con l'ingrandimento della telecamera me lo, me, lo, pff, me, lo re, me lo rovinano proprio, me lo rovinano, bisogna per togliere, per dare una piccola spazzolata una piccola lucidata e l'orologio <coughs> davvero torna nuovo, perché è davvero un grande, bello orologio M movimento a carica automatica eh? attenzione, non è un quarzo questo o oh no o oh no? Sai che adesso non lo so, però un po' a girare, vediamo se c'è scritto qualcosa. Vediamo se c'è scritto qualcosa. c'è scritto quarzo, no, no no credo sia l'automatico. Eh? Guardate che bella che è. Solo il retro della cassa, eh? come è ben rifinito. Eh? Lascio pari, lavora bene. Ritiralo, via. Precision 34 mm, carica manuale secondi al 6, 2000 euro. La richiesta, eccolo qua orologio che abbiamo già visto eh, non disdegniamo di rivedere eh. ci piace rivederlo eh. ci piace le lancette sono ad aga gli indici vedete sono così alternate a cifre arabe e barrette la cassa è in oro anzi particolari mm, fondello a scatto fondello a scatto e movimento ho già detto a carica manuale 34 mm il diametro eh. 34 mm il diametro Molto ben conservato, un orologio degli anni 40, 40-50, quindi di anni ne ha, però eh, è un vecchietto ancora arzillo che fa benissimo il suo dovere. Ritiriamolo, dai, ritiriamolo. Poi c'era questo Piaget, molto elegante, a 1005, orologio caratterizzato dalla eh, corona posta sul fondello anziché sul lato, a ore 3 come... Eh, siamo soliti vedere no? come usa di solito, qui per non così rovinare l'estetica. Eh, hanno appunto messo la corona. Vedete sul fondello, l'hanno nascosta sotto il fondello. 1500 la richiesta. Vetro zaffiro, quadrante bianco smalto, cifre romane, radiali, lancette a foglia in oro, brunito. E eh? eh beh, sì, le lancette le fanno in oro. Eh? La Piaget le fa in oro. La Piaget realizza gioielli, letteralmente gioielli. Eh, questo è davvero bello 34 mm il diametro 34 mm il diametro Piaget sono orologi gioielli famosi per essere i più eh, sottili orologi da polso che esistano no? specializzata nei, negli ultrapiatti la Piaget questo non è un ultrapiatto è un demi plate eh. l'ultrapiatto è comunque un orologio direi delicato Patisce addirittura anche il sudore del polso. Bello, hm? ritiriamolo, ritiriamolo questo Piaget a 1500 euro. Poi c'era, tanto per rimanere in tema di eh, eleganza, eh, questo Cellini Cassa di Forma, Carica Manuale a 2200 euro, con uno splendido quadrante argento, finitura Soleil. Vediamolo, anche qui 34 mm il diametro. Eh? E eh, beh, insomma, un bello orologio. Questo l'abbiamo già visto qualche volta. Carica manuale. Mi pare abbia la fibbia originale. Questo orologio, un bellissimo mh, cinturino, tra l'altro, della Irish. Un cinturino eh, in eh, coccodrillo piatto, foderato, ribordato. Cinturino che costa 120 euro questo eh, al pubblico. Costava perché adesso non so, anche i cinturini hanno cambiato prezzo. Eh. Ritiriamolo, ritiriamolo. Bello questo crono. Questo è l'extra forte della Eberhard. Mi pare sia corredato. C'è scatola garanzia? No, no, non c'è scatola garanzia. Eh, o oh sì! che boh, okay, non lo so, <ride> non lo so, non mi ricordo, sono sincero. Non mi si ricordo, 1900 euro. Ma poi una scatola ve la troviamo. Lo sapete che una scatola, ve la troviamo? 1900 la richiesta: 39 mm il diametro. Il più bel cronografo esteticamente parlando che ci sia, pulsanti quadri, due contatori, lunetta a spiovente a finitura liscia e poi questo quadrante nero brillante con queste lancette adaga. Direi che fa la sua figura! Eh? Fa la sua figura. Che succede di là? Che succede? Cosa c'ha, Pigio? Cosa c'ha? L'hanno fatta arrabbiare, non mi fate arrabbiare, Pigio. Eh. Anche perché è grosso, cioè voglio dire, far arrabbiare uno grosso è sempre pericoloso. Il cinturino è in alligatore, cucitura passo passo, in tinta, non in tinta, scusate, in contrasto perché è bianca la cucitura. Il vetro è minerale bombato. E Cosa possiamo dire? È un automatico. Eh. L'extraforte è un leggendario cronografo della Eberal lanciato negli anni 50. Con questa estetica è stata diciamo la prima a lanciare questa estetica, la Eberal, pulendo anche il quadrante. Lo mettendo negli anni 50. Di solito i, i, i cronografi erano molto ricchi di informazioni nei quadranti, la scala a chiocciola, la scala telemetrica, tachimetrica e la Eberhard decide con l'extra for appunto di pulire un po' il quadrante il risultato è questo il mm, risultato è questo devo dire esteticamente non fa una piega, ritiralo poi c'era interessante sempre della collezione Cellini che ne abbiamo diversi eh, adesso a 2950 questo eh, Cellini da Danaos in oro bianco è il modello un po' più piccolo quello 36 mm corredato di scatola garanzia Oro bianco, attenzione che non è in acciaio, anche se qualcuno così a casa può pensare all'acciaio per il colore della cassa, ma in realtà non è acciaio. Eh, quadrante due toni, fascia delle ore un po' più nero brillante, mentre la parte centrale del quadrante è nero matte. Cifre arabe, radiali, lancette a bastone, mi paiono, in oro bianco. Ecco, è venuta Giorgia ad attaccare, accendere, sì. eh, no, spegnere, a ah, spegnere. Ah, spegni il condizionatore! Non ho capito, ma, cioè, ma quel presentatore non conta niente, cioè non conta niente proprio. Il presentatore una volta era, quando ero giovane io, eh, negli studi, <ride> negli studi quello che diceva colui che, pre che presentava era legge, era legge. No, adesso invece io non conto niente, mi accendono, spengono il condizionatore. Eh vabbè, ma, ma perché non c'è? Ma ce l'avete sangue nelle vene? No. No? Quante avete il metabolismo? Due avete. 2.950, ritiriamo, scatola garanzia, poi di Danaos ne vedremo uno oro bianco, oro rosa, che è uno spettacolo. Eh? Nonius, adesso qui si mettono tutti a ridere, eh? nonius, il longin nonius, che l'altro giorno mi sono sbagliato, di 1.000 euro, l'ho presentato a, tre, a 2.950 anziché 3.950, pensate un po' nessuno di voi se ne è accorto, meno male, meno male, questo è un pezzo da collezione, eh? questo è un pezzo particolare il Nonius il, cro il cronografo Longin che tra l'altro questo è l'automatico con calibro con movimento va giù però, però con eh, la scala Nonius appunto quella che permette di leggere il decimo di secondo anche in un cronografo meccanico vedete che la cassa è possente in oro e degli anni 70 questo orologio peserà 50 grammi la cassa eh, però il valore non è certamente nella cassa questo è un pezzo raro un pezzo da collezione e è molto ricercato all'estero, molto ricercato all'estero, dove probabilmente finirà mh, bello tra l'altro il quadrante. Ritiralo, dai, ritiralo, ritiralo. Beh, questo invece è molto ricercato in Italia, è il Seedweller vecchia referenza, o meglio, referenza di transizione, triplo 6, mi pare 4 4 la richiesta. Degli anni '80, molto ben conservato. Il calibro è il 30-35, quello con l'avanzamento rapido di data, però al contrario, cioè girando in posizione 1 la corona in senso anti-orario, avanziamo eh, velocemente appunto la data. Mentre poi nel eh, Sidwell di adesso con il calibro 31-35, l'avanzamento rapido della data l'abbiamo girando la corona in senso orario. Altra differenza del eh, triplo 6, perché questo è il 1660 16 come referenza, è il quadrante, quadrante che non è nero brillante ma è nero opaco, ossia nero matte. Eh, quindi, le due differenze tra il triple e il 16600 sono appunto queste, quadrante opaco e calibro 3035. Questo non ha corredo anche se una scatola ve la trovo ormai sta diventando un pezzo da collezione interessante perché ce ne sono pochi di 666 perché ripeto lo hanno prodotto dall'82 fino all'88 quindi per soli sei anni e considerando che all'epoca questi orologi non erano molto venduti eh, devo dire che ce ne sono pochi eh, ce ne sono pochi in circolazione quindi il loro valore è destinato inevitabilmente a crescere. Eh. Ritiralo, ritiralo. E poi comunque un orologio che ce lo possiamo anche godere, eh? così quotidianamente. Altro Cartier, carino, il Ballon Bleu, però misura piccolina da donna, quarzo. E qui la richiesta era 1700 se non sbaglio, adesso non mi ricordo bene, però mi pare 1700, non mi ricordo se 1900 o 1700, comunque va bene, 1700 va bene. Cartier eh sì hai ragione anche te 1850 c'era scritto guarda 1850 però abbiamo già fatto tutto a 1700 va bene così eh, va bene 1700 questo è un quarzo attenzione perché è un quarzo ed è eh, uno degli ultimi modelli della Cartier Ballon Bleu appunto modello piccolo da donna ce lo riscrivi? ce lo scrivi bene? Eh. sì poi abbiamo i cartellini che tutte le sembrano davvero dei cioè dei quadri, eh? correggiamo continuamente i prezzi perché li abbassiamo sempre. Ritiralo, dai, ritiralo. Altro NOS, prima abbiamo visto il Ghiera Verde, adesso vediamo un Explorer 2, quadrante bianco del 2006, però praticamente inusato. Orologio comprato nel 2006, messo in un cassetto e mai toccato, tant'è vero che ha ancora le plastiche su. Qui la richiesta è 5.300. Sì, sì, 5.300 va benissimo. E beh, il, il valore di questo orologio è sicuramente legato alle sue condizioni. Alle sue condizioni, perché trovatemi un altro 16.570 in queste condizioni. Il bollino verde intonso. In tonso ecco, intonso. Le plastiche. E le plastiche, cioè, non è mai stato, non, non hanno mai tolto le plastiche, non è mai stato indossato questo orologio. Eh? Non è mai stato indossato. E quindi mai assolutamente lucidato il bracciale ancora integro, insomma nuovo, insomma nuovo, come se avessimo fermato il tempo al 2006. Eh? Abbiamo fermato il tempo, non sono passati 2007, 2008, 2009, insomma fino al 2015. L'orologio è sempre. Eh, lo stesso è sempre lo stesso con gli orologi si può oltre che eh, con, eh, così, far passare il tempo misurare il tempo si può anche fermarlo ecco eh, questo è un, esempio, se è un esempio di come possiamo fermare il tempo con gli orologi ritiralo ritiralo e beh questo eh, se qualcuno lo compra e lo tiene così per altri 15 anni fra 15 anni vale sicuramente il doppio non avrà prezzo perché poi Bisogna vedere nel mondo quanti Explorer 2 16 ci saranno intorsi così. Eh. Questo è un Tudor acciaio oro. Eh, abbiamo già chiesto 1250, confermiamo la richiesta. Eh, bello, devo dire 34 mm il diametro, quindi la misura è eh, direi discreta, cioè, non è piccoli, non è una misura media. E questo è il modello appunto acciaio oro. Sul bracciale non abbiamo così l'acciaio oro, ma l'oro lo abbiamo solo nella lunetta. Mm? Solo nella lunetta. Vedete che poi il bracciale, comunque, è un, praticamente un bracciale Jubilee della Rolex trasformato. Eh? Sì, insomma, c'è poca differenza. Eh? Sono i vecchi modelli, sono i vecchi bracciali Jubilee eh, che, li sui Tudor, che li mettevano sui Tudor. Questo è tenuto molto bene. Il vetro è plastica. Il vetro è plastica, io, io Rita ci tiriamo, ci tiriamo i sacchetti. Eh? Lui là tira da una parte, io li tiro dall'altra. C'è un piccolo segno sul vetro, sul vetro ma eh, non preoccupatevi che lo togliamo, lo toglieremo anche perché, davvero, eh, sono segni talmente piccoli che non li noto, devo visu cioè, dal vivo non li noto. Eh? Poi ve li faccio vedere attraverso appunto il teleschermo e si vedono questi segnacci. Mi dispiace. Comunque tranquilli che ve lo tolgo eh. 1250. La richiesta l'abbiamo messo, il prezzo che non lo vedo nel monitor: ecco, 34 1250. Via! Ritiralo! Grazie! Questo anche è un orologio che non mi avete così tanto considerato. Non so come mai, perché davvero invece, è un bel orologio. Affascinante. Un bel vintage. È il TOG 1625 di referenza degli anni 70 con vetro plastica. Tog sta per turnograph, eh, turnograph, che è stato il primo orologio tecnico della Rolex, il primo orologio tecnico della Rolex, eh, quello eh, appunto a cui hanno inserito questa lunetta girevole bidirezionale graduata, che serve a varie, così, per varie funzioni di calcolo. Eh. Bello, 36 mm, vetro Plexigas 2.700 euro la richiesta. Molto ben conservato questo orologio, eh. Molto ben conservato. Secondo me il più bel turnografo che ci sia è ancora questo. Questo qua, esteticamente parlando, è quello che mi piace più di tutti. Anche l'attuale, eh? non è male. Però questo qua, questo mi piace. Questo mi piace molto. Ritiriamolo, ritiriamolo. È questo che mi dite, eh? Che mi dite di questo Jaeger Le Coutre, Master Reserve March eh, automatico, acciaio, cinturino in pelle, chiusura deplo, 2900 euro la richiesta. 37 mm il diametro: guardate che meraviglia il quadrante. Argente Soleil con tre contatorini che ci indicano rispettivamente, la riserva di carica a ore 10, quel contatore così a ventaglio. Poi il, eh, la data a ore 2, analogica, vedete che c'è questa eh, lancetta che eh, si ferma su, su, su dei numeri che sono appunto i giorni del mese. E poi i piccoli secondi misteriosi direi al 6. Eh, quindi l'indicatore dei piccoli secondi al 6. Leggera bombatura del vetro zaffiro Guardate, che meraviglia! Eh? Proprio una, impercettibile questa eh, bombatura e, e l'eleganza del, del profilo e la meraviglia del movimento lasciato così eh, intravedere dal fondello trasparente. Vogliamo parlare della chiusura? Parliamo della chiusura! È una chiusura tra l'altro deployando doppio snodo? Sbaglio? O, o è, sì, sì, è la doppio snodo, è la ultima. Chiusura che ha fatto la jaeger Lecoutre, quella a farfalla, eh, quella diciamo con il doppio snodo, meraviglia, una meraviglia questo orologio. Il cinturino ve lo cambiamo, tranquilli, una scatola ve la troviamo, garanzia c'è la nostra, eh, garanzia c'è la nostra. Questo è un orologio sì, sportivo, ma direi anche elegante. Eh? Direi anche elegante. Riusciremo a aprirlo questo? Mm? Oppure no, no, no. Se, se è bloccato, a volte si, si, si blocca la lampo, a volte eh, in questo caso si blocca la chiusura del sacchettino di nylon. Bellissimo, ritiralo, grazie, ritiriamo. Meraviglia, eccolo qua. Il dei Date da collezione a cui accennavo prima è del 1962 in oro rosso. Oro rosso, attenzione, eh, con un quadrante un po' diverso rispetto al dei Date che abbiamo visto poc'anzi: perché, eh, perché vabbè, eh, il quadrante non è il solito mh, quadrante argento con gli indici o champagne con gli indici barretta, ma è un quadrante. Sì, Argento Matte con questi indici ad artiglio che sono qualcosa di spettacolare. Datario in italiano. La referenza è la 1803 e l'orologio del 1960. 8500 euro la richiesta. Ahimè, eh, Subito cambia. Quadrante è un argento, è rovinato, è il tempo, questo è del 60, questo orologio, qualche segno deve averlo il quadrante. Eh? Sono passati 55 anni. Sono passati, però guarda che bel giovanotto, eh? Mi ricorda qualcuno, mi ricorda. Sempre del 60. Oro rosso, eh? Soro rosso? L'altro giorno sono entrato nel bar, gli ho detto al barista: gli ho detto: dia un succo al fico, mi dà un succo al fico. <ride> E <ride> Barista dice: Non ce l'ho al fico, ma al fico sono io. Via, <ride> via <zio> un Ritiriamolo. <ride> grazie, ritiriamolo. ritiriamolo. Anche questo è un bello orologio. Anche questo degli anni, no, questo è più vecchio. Questo è del 46, eh, questo è del 46. È un Breitling Prime eh, in oro rosa, oro rosa. Guardate che meraviglia! Carica manuale, ovviamente. Guardate il quadrante, in patina, eh, come, come così conserva il suo fascino nonostante il tempo lo abbia così segnato, 34, no, eh, 36 mm 36 mm il diametro, pulsanti a pompa. 2950, no, cerco di capirli dalla dimensione, oramai vado, vado, vado a tatto, vado a tatto, cerco di capirli. No, 36 mm questo, forse anche 38, eh sì, forse 38. Sì, eh, quello lì è un po' più grande. 38, 38 mm, scrivi che è 38, vai, 38 mm. No, però è un po' più piccolo rispetto alle misure dei crono che eh, vanno a 3940, leggermente più piccolo, però è quello che così lo rende ancora più affascinante. Ritiriamolo. Mm, ritiriamolo. Questo invece è un eh, eh, orologio. Beh, non tanto dei nostri giorni, perché è del eh, di che anno è questo? Mi pare che sia 96, 95, 96, non mi ricordo. Comunque c'è il corredo di scatola garanzia. Però è conservato eh, davvero da concorso, eh? lo stato di conservazione è da museo, da concorso. Io no, raramente ho visto un Air King in questo stato di conservazione. Corredato di scatto della garanzia, qui 34 mm non ci sbagliamo, eh? non ci sbagliamo. E, ed è davvero splendido. Il quadrante è il più classico dei quadranti Rolex, quello con le cifre romane e i sopraindici in acciaio rodiato. È quello, il modello è il 14010, ossia eh, Air King sì, ma con lunetta piatta e in, mm, con gli indici in rilievo, Godronata è eh, come tanti la chiamano è automatico, non ha la data, il vetro è zaffiro, 10 atmosfere di impermeabilità garantita, insomma le solite cose eh, di tutti i Rolex, ma davvero io raramente ho avuto modo, tanto il prezzo che è 2950, no, la richiesta 2950, ho, dav ho davvero avuto eh, poche occasioni nella mia carriera di vedere Air King in queste condizioni, comunque di un po' di anni, eh, perché ripeto questo è della fine degli anni 90 questo orologio. Davvero molto ben conservato. Fallo vedere il bracciale, fallo vedere. Non è mai stato lucidato, eh? Mai stato lucidato. Guardate un po' che meraviglia. Mm? Mai stato lucidato. Trovatemi un altro Air King, perché poi, insomma, l'Air King è un orologio che chi ce l'ha se lo mette, eh? Non è che eh, sia un orologio che lo mettiamo alla domenica e basta. È un orologio che lo usiamo quotidianamente. Quindi è difficile trovarli davvero in queste condizioni. Ritiriamolo. È sempre qui il Patè Filippo, eh? Quello... L'Elips, mm, quello con scatola garanzia dell'87, e questo è del 3748 come referenza, tutto in oro bianco, bracciale integrato, carica manuale, molto ben conservato, direi splendidamente conservato. 7800 euro la richiesta, 7800 euro la richiesta. che non ce l'abbiamo la poi pezzetta, di nuovo con corregiselo. Come la domenica scorsa, eh? Con la biancheria intima puliamo i quadranti. Ma roba da matti. Ma ah, che unghie che ha Orietta oggi, eh? Avete visto che bello, eh? È? Carino. Quel... Abbiamo diversi colori con questo decoro graffiato particolare. Bello, bello, veramente. Ma dove le va a studiare la, 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 la Laura queste cose? Ma ha un campio una campionatura. Ah, questa è un'idea tua, eh? ah, un Belle, belle, mi tolgono, mi, mi rubano la scena direi, eh? mi rubano la scena al Patè Philippe, bello questo, eh? bracciale in oro bianco, maglia Milano, ritiriamola, Patè Philippe tra l'altro sappiamo essere comunque una delle case, anzi la casa eh, più prestigiosa al mondo, ancora oggi, eh? ancora oggi è lei. Rolex Lady, dei Just, 28 mm, 29 mm di diametro, quindi quello piccolo, però splendidamente conservato, abbiamo solo la scatola, c'è il prezzo da urlo qua, perché è la versione lunetta, oro bianco, 1.950, 1.950 abbiamo chiesto, giusto? 1.850, eh, mi pareva, 1.850, però attenzione che questo è il modello con scatto rapido di data vetro zaffiro e lunetta zigrinata in oro bianco eh, del modello piccolo è il modello piccolo automatico splendido pensate che ne abbiamo uno poi ve lo faccio vedere eh, più avanti che eh, è solo grande cioè rispetto a questo cambia la dimensione perché è il 36 mm sempre dei just e chiediamo 3300 euro, lo stesso identico orologio, cambia la dimensione, guardate cosa succede nell'usato quando cambia la dimensione, gli orologi piccoli oramai, quelli così classicamente femminili da donna sono molto meno richiesti ed ecco perché vengono proposti a queste cifre, ne stanno bene eh? ne stanno bene coloro le quali amano l'orologio piccolo mm? l'orologio ritiriamolo e a proposito di orologio piccolo ve ne faccio vedere uno di 44 mm un in degli incursori orologio per cui chiediamo fammi un po' vedere ma sì dai qua cosa vi chiediamo di questo orologio facciamo 850 dai 850 euro la richiesta scatola garanzia secondo cinturino e questo è un modello, tra l'altro, eh, così ampiamente garantito come impermeabile, perché è un 100 metri, è un 10 atmosfere, quindi un orologio che pur non avendo la corona vite è eh, un orologio subacqueo. D'altra parte, Glissin si è sempre eh, così contraddistinto come marchio per eh, la realizzazione di orologi sportivi, orologi militari, di stampo militare. Eh. Secondi al centro, grafica bianca, quadrante nero, non mi dite che non leggete questo orologio perché eh, c'è cioè, un orologio che insomma vedono anche gli ipovedenti, immagino questo eh. 44 mm il diametro, impermeabile, ripeto a 10 atmosfere. Ritiriamolo, via, ritiriamolo. Misura media, anche qui orologio ampiamente richiesto dal eh, pubblico così femminile. E di questo, quanto vi chiedo: è eh? un eh, scatto rapido di data, vetro zaffiro, bracciale Jubilee, anni 90, molto ben conservato. Un orologio che oggi costerà 8.500 euro, 2.800 euro mi bastano. È un misura media, quindi 32 mm, eh, Giorgia? Cosa c'ha piccio di là? Con chi ce l'ha? con chi, ce con chi è che sta gridando Ah, il telefono, con la fidanzata con la moglie, con chi parla così forte che lo sento da qua a due stanze a di a due stanze più, insomma distanti sei metri da lui 32 mm il diametro 32 mm il diametro anche questo è un quadrante classico eh, con le cifre romane e i sopraindici però questa volta non in acciaio rodiato ma in oro, in oro giallo eh, perché il modello appunto è acciaio oro bello mm. attenzione perché è il 32 mm misura media il boy no lo dico perché magari mh, poi ne abbiamo uno eh, misura grande 36 mm in vetro in plastica eh, però lo, lo dico perché di solito questi modelli sono eh, richiesti ormai dalle donne anche se sono modelli da uomo eh? perché ricordiamo che il Rolex misura media è un modello da uomo però oggi eh? Eh, ormai così adottato dal pubblico femminile, bello! Via ritiralo, ritiralo. adesso. Vi faccio vedere un orologio da gran collezione che l'abbiamo già passato una volta con eh, la sua teca perché è un orologio che viene, diciamo, presentato con, una, con un involucro eh, particolare, ha addirittura due scatole perché è un qualcosa così che vale a livello collezionistico. Sto parlando del Bulova Acutron Space View. Eh. Questo però è un modello particolare realizzato per il giubileo de, di questo orologio dell'Acutro, appunto sia per i 50 anni, eh, per il 50° anniversario della nascita di questo orologio. Che come sapete era eh, così caratterizzato dalla eh, unione dell'elettronica e la meccanica, eh, e, e l'elettronica e la meccanica. Perché, appunto, c'è un, eh, un diapason che viene fatto vibrare, eh, eccitato dalla corrente elettrica, e poi c'è un meccanismo che trasforma queste vibrazioni in movimento analogico. Una cosa, è stato il primo orologio elettronico, eh, non meccanico. Quindi, quindi ultra, eh, così, ultra preciso. Di questo ne hanno fatto mille esemplari è stato fatto a mano, è stato montato a mano, questo è il numero 676, è stato prodotto nel 2010 e viene venduto, è stato venduto, ecco il suo prezzo era 3.500 euro, che noi così mm, riproponiamo qui, eh, 3.500 euro che era il suo prezzo, eh, il prezzo originale di vendita, quindi il movimento è eh, eh, appunto diapaso è comunque un orologio nuovo indossato quasi quasi ma indossato perché chiaramente è un orologio eh, da, da per amatori eh, da collezione molto raro tra l'altro perché ripeto ce ne sono solo mille esemplari al al mondo eh. e questo funziona ovviamente a pila però se vedete l'andamento della lancetta dei secondi è continuo è continuo non è a scatti come mh, di solito succede nei quarzi. E il movimento appunto a Di dell'Acutron è stato davvero un capolavoro di ingegneria meccanica ed elettronica. Eh? E ovviamente si freggiava di una precisione eh, incredibile, no? Perché quando è uscito rispetto agli orologi meccanici era tremendamente più preciso bello particolare eh? ritiralo poi però mi ci vuole appunto un, un amatore un, un collezionista qualcuno che sappia così apprezzare che abbia un po questa 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 passione no eccolo qua il dei just eh, acciaio oro però vetro plastica questa volta qui la richiesta è 2600 molto ben conservato 36 mm questa volta non è più misura media eh, attenzione e, insomma ne abbiamo venduti tanti di questi orologi eh, hanno sempre il loro fascino ormai sono considerati vintage è degli anni 70 questo orologio non ha lo scatto rapido di data un bel quadrante champagne che anche questo è molto classico eh, nei modelli appunto acciaio oro la lunetta zigrinata Finestrella data con la classica lente ciclope al 3. Mm. Intanto, Rieta ci sta facendo vedere lo stato di conservazione dell'orologio. Che direi eh, eh, si presenta molto, ma molto bene. Revisionato, un anno di garanzia. Anche qui possiamo esaminare permute. Eh. Io ricordo, ogni tanto ve lo rammento, che siamo interessati al ritiro del vostro usato. Quindi, se avete orologi da permutare, fatevi avanti, fatevi sotto. 345 8249 357 oppure anche da vendere eh? anche orologi da vendere se avete un, anche orologi che non vi sembra valgano venite a farceli vedere non si sa mai eh, a volte abbiamo raramente capita è vero però capita che abbiamo queste eh, così gradevoli sorprese che l'orologio del nonno che noi credevamo non valere un H, una cicca invece poi si eh, eh, si riscopre eh, piacevolmente interessante. Ritiriamo da un punto di vista commerciale. Questo invece è un orologio interessante da un punto di vista eh, commerciale, gradevole da portare, piacevole da, da, da guardare, tra l'altro robusto, affidabile, preciso. Ce l'ha tutte per essere comprato, per essere desiderato. 1200 la richiesta, questo è l'Omega Dynamic, il crono automatico, forse uno dei più belli che abbia mai realizzato. L'Omega! Con questa grafica molto così colorata, la lancetta alla trottosa in giallo, oh, beh, qui volevano evidenziare la leggibilità eh, di questo orologio. Il vetro è zaffiro, zaffiro piatto, poi abbiamo queste lancette a gladio molto, molto vistose, molto grandi, luminescenti tra l'altro, così come sono luminescenti i, le cifre romane, due contatori, pulsanti... La pompetta è un 38 mm come diametro. Ci siamo, Rietta? su 38 qua? Direi di sì, eh? Braccialato eh, acciaio. Questo è braccialato acciaio, eh? Eccolo qua, braccialato. Bello, 1.200. è un orologio, questo qua, che secondo me merita di più, anche come, così come valore intrinseco, nominale, direi. Però il mercato è questo. Viene, io l'ho preso per poterlo vendere a 1.200 e va, bene così, e va bene così bello, ritiriamolo ecco il Rolex Precision con i secondi al centro quelli riportati quello per cui chiediamo mi pare 2.350, questo è bello eh? questo è un gran bello orologio questo è un gran bello orologio 35 mm di diametro carica manuale panze dritte, cassa oro fondello a pressione Anni 50, meraviglioso il quadrante Argente a finitura soleil. Questo è davvero un bello orologio. Chi cerca un orologio elegante, eh, eh, prestigioso, però al contempo pre prestigioso. Non se lo lasci scappare questo è un gran bello orologio. Si, 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 ritiriamolo. Va, ritiriamolo. Che coriamo, coriamo, coriamo. Eh, ah, c'era quello nero, l'abbiamo, credo che non so se è stato, sia stato venduto. So che c'era una persona interessata, parlo dell'Eberar Chrono 4, è comunque ancora libero l'ultimo eh, modello del Chrono 4, eh, che è questo che ha la cassa un po' più arrotondata, le lancette scheletrate e in questo caso il quadrante bianco con le cifre romane radiali. Quanto abbiamo chiesto? <coughs> Scusate, mi pare 1950. Mm. Corredato di garanzia, ma non di scatola. Questo orologio. Questo è corredato di garanzia, ma non di scatola. Eh? Molto ben conservato. Buona leggibilità, cassa in acciaio. E beh, questo è stato il primo cronografo con i contatori in orizzontale. Eh? Con i quattro contatori in orizzontale di solito i cronografi portano i contatori ai quattro punti cardinali e, e questo per la prima volta eh, in questo modello sono stati allineati orizzontalmente sulle più o meno ore 6, sopra le ore 6. Eh. Poi da sinistra verso destra il primo contatore è il contaminuti crono, poi abbiamo le oro crono, poi abbiamo l'indicatore delle 24 ore poi abbiamo i piccoli secondi continui, l'ultimo sulla destra. Eh. Poi c'è la finestrella data, incorniciata. A ore 12 i pulsanti ad oliva e il vetro zaffiro, l'ho già detto. Ritiralo dai. Ritiralo 1950. Una bella occasione. Anche questo non lo giochi qua da parecchio. Per essere un Rolex d'acciaio, è, è, è già abbastanza. È tanto che qui. Sto parlando dell'Explorer 1 nuovo modello l'Esplorer 1. Da quando hanno cambiato il modello e hanno realizzato questo 39 mm di diametro cassa, ha un po' perso verve. Eh? E perché non lo comprano le donne? Diciamocelo francamente. l'esplorer 1 vecchia referenza, questo è il 214270, no? E appunto 39 mm di diametro. La vecchia referenza... È forse l'orologio più venduto della Rolex, è uno dei più venduti sicuramente, perché lo comprano tanto anche le donne, piace molto al pubblico femminile. Questo esteticamente non è che così mm, si distacchi molto dal modello precedente, perché abbiamo sempre questo quadrante nero con il 369 arabo, le lancette Mercedes, il triangolo rovesciato al 9, eccetera. No? Anche se qui il quadrante è matte, mentre nel precedente modello era brillante, però quello che cambia è il diametro, è più grande questo. Quindi, questo eh, rimane così appannaggio del pubblico maschile. E i maschietti non lo, non lo hanno ancora consacrato. Eh, in questo orologio stenta un po' ad essere venduto. 5100 la richiesta costa 5700. Se non sbaglio, questo non ha mai toccato polso. E c'è il corredo di scatole garanzia. E c'è il corredo di scatole garanzia. Ritiriamolo. Eh? Ritiriamolo. Poi c'era: questo che abbiamo già visto diverse volte. Il Ploprof, che poi abbiamo abbassato anche a 4500 euro. Poi interessante. Eh? 46 mm 47 mm diamo, questo è grande, è grande, eh? questo è grande, perché se poi prendiamo così l'ingombro totale, non solo così della lunetta, del quadrante, ma anche così della, mm, del castello che ospita la corona al 9, eh? perché poi questo orologio è talmente così grande che eh, abbiamo messo la corona al 9. È una riedizione di un modello famosissimo degli anni 70. Mm. Una riedizione tra l'altro equipaggiata con il nuovissimo calibro Omega 8500, È un calibro integralmente realizzato in manifattura, di manifattura, eh, progettato dal, da zero, È il nuovo calibro 8500 l'hanno riprogettato da zero. Che c'è Camilla? Che c'è? Che c'è? Ah, che serve il telefono? Non capisco. L'hanno riprogettato da zero. Dicevo l'altro col ponte del bilanciere che si ancora su due punti, eh? e tutto rifinito ad anglage. Costa di Ginevra: questo è un grande orologio, impermeabile a tantissimo perché mi pare che mh, sia 1500 metri. Adesso non, non, non sono riuscito a leggere sul, eh, sul quadrante il dato della impermeabilità, ma è davvero elevatissimo. Sul quadrante c'è scritto a ore 6: dovrebbe esserci. L'indicatore, l'indicazione della profondità, 1000 metri, 1500, 1200, no quanto è? 1200, 1200, 1200 metri, certificato COSH, ovviamente. E un quadrante assolutamente leggibile, insomma degno di tutti gli orologi subacquei. Eh? La lunetta è in ceramica girevole bidirezionale e per farla ruotare bisogna premere quel pulsante arancione in alluminio anodizzato. Eh. Adesso lo abbiamo equipaggiato con questo cinturino in cauciù, però c'è anche il suo bracciale. Eh, Ploprof è il nome di questo orologio, ultima creazione di Omega che, tra l'altro, costa 8500 euro adesso. Eh. Ritiriamo, no costava 8.500 euro, ha preso circa il 7%, costerà 9.100 adesso, costerà 9.100. Ritiriamolo, ritiriamolo, e eh beh questo parlando di grandi subacquei, eh, e questa è la risposta di Rolex, eh. al ploprof dell'omega Rolex risponde con il nuovo Seedweller. Nuovo Seedweller che non è il Dip Sea, attenzione: il Dip è quello 43 mm, quello molto grande, quello che è impermeabile a 3800 metri. Ma questo è il eh, nuovo modello del Seedweller 1600, quello 1220 metri di profondità, eh, 122 atmosfere. Ed è secondo me molto più portabile, molto più accettabile e gradevole del Dip Sea. Che, davvero un orologio per pochi il Dipsy perché è enorme, è molto ingombrante, a parte che costa, eh, ormai costerà sui 10.500, 10.000 eh, rotti, eh, perché insomma ha raggiunto delle cifre abbastanza importanti, a parte che questo costava 8.500 euro, adesso costa 9.100 mi pare. L'esemplare che vediamo qui è del 2014 e la richiesta qui, come nuovo è 7.800 euro. Vabbè, fai 7.800 che va bene, dai. 7.800. Bello! Mm. Nuovo Siguele. Il nuovo Siguele è quello con la lunetta in ceramica. Eh? Poi il calibro è sempre il 3135. Mm. Lo conosciamo. Scatola e garanzia ovviamente. Non ce la fai? Vabbè, mettilo, mettilo qui dentro. Mettilo qui, dentro, mettilo qui dentro, no aspetta, ti do questa qua che magari questa bustina per, eh, per questo orologio va bene. Mm. Ritiriamolo, dai, ritiriamolo. Non è un subacqueo, ma è certamente un orologio prestigioso, il reverso GMT Extra Grand Tile automatico oro rosa, scatola e garanzia. Oh, questo non lo, fanno più. Mm, non lo fanno più, quello con l'indicazione giorno notte GMT. Non lo fanno più, lo fanno adesso eh, con l'indicazione delle lune quindi fasi lune però non automatico ma riserva di carica 8 giorni e questo costa 20.400 euro eh, quello che fanno adesso. Di questo chiediamo 11.500 euro. È in oro rosa, è in oro rosa scatola garanzia. Le funzioni di questo orologio, oltre alla grandata che vedete visualizzata sulle ore 11, sono un secondo, eh, un, un secondo fuso orario, eh, quindi GMT, e nel quadrantino ausiliario a ore 6 dei piccoli secondi, abbiamo anche l'indicazione giorno-notte. Per cui se noi vogliamo regolare un secondo fuso orario, magari di un luogo dove l'ora sia notturna rispetto alla nostra, alla nostra ora locale, possiamo eventualmente regolare questo indicatore giorno-notte. Poi vediamo il retro che è classicamente diciamo, privo di indicazioni, eh, che serve così se vogliamo proteggere l'orologio, il vetro dell'orologio, ma in questo caso non serve nemmeno perché il vetro qua non è in plastica o vetro, ma è un cristallo di zaffiro è abbastanza spesso quindi insomma un po' difficile da rompersi eh? è automatico la chiusura è deployante scatola garanzia condizioni pari al nuovo 11.500 euro si possono esaminare delle permute eh? perché poi quando noi proponiamo questi orologi abbastanza importanti sappiamo già che dobbiamo considerare così l'eventualità della permuta ma ci piace ci interessa lo vogliamo la vogliamo la permuta la vogliamo ritiriamolo ritiriamolo ci vediamo un grande Pate Filip, questo è il 2535, eh, cassa Radio Mir con il calibro 2400. Se non sbaglio, sì, sì, non dovrei aver sbagliato. Oro giallo senza corredo, pezzo da gran collezione. 9500 la richiesta, il movimento è freggiato del Punzone di Ginevra. Oltre che, della, mh, oltre che avere la massa oscillante con la parte periferica in oro 21 carati, ha anche il punzone di Ginevra. 9500, la richiesta, non abbiamo qual corredo, anzi c'è in arrivo l'estratto eh, di originalità della Patefilippe. È stato richiesto l'estratto di originalità e dovrebbe arrivare, dovrebbe arrivare. Mi hanno detto che insomma, nel giro di qualche mese dovrebbe arrivare. Quindi, noi lo vendiamo questo orologio con la promessa che <coughs> eh, venga raggiunto dall'estratto di originalità emesso da Pate Philippe. Mm? Perché sapete che noi possiamo eventualmente chiedere alla Pate Philippe, che è l'unica casa che lo fa, da, tra l'altro, un estratto di originalità comunicando. Referenza e numero di cassa loro ti dicono tutto, ti dicono quando è uscito l'orologio, ti dicono a chi è stato venduto, chi è stato il primo proprietario, ti dicono tutta la storia dell'orologio. Ritiriamo, è degli anni 60 questo, del 62 eh, questo. E, vabbè, prima del GBT Ceramica vi faccio vedere l'altro eh, Explorer 2 NOS col quadrante nero, sempre 5300 euro la richiesta. E questo è plasticato. Eh? Abbiamo detto prima che è un esempio di come gli orologi possano eh, fermare il tempo. Oltre che indicarlo, misurarlo, possono anche fermarlo. In questo caso lo hanno fermato. Eh? Hanno fermato il tempo per questo orologio al 2006. Perché nel 2006 è uscito dal concessionario così ed è ancora così. Ed è ancora così. 5.300 euro la richiesta e ripeto il prezzo è giustificato dallo... Da, da, da questo eccezionale stato di conservazione nel 2003, guardate quanto costava! Sì, sì, ma facciamolo pure vedere. Nel 2003, nel 2006, scusate, questo orologio costava 4.030 euro. Eh, Bei tempi, nel 2006 ne vendevo una settimana, due, se, due settimane nuovi. Li vendevo va bene. Mi ricordo 4.030 li vendavamo a 3.700 euro nuovi scatole a garanzia, va bene. Li vendavamo 3.700 euro. E ne vendevamo due a settimana. Mi ricordo col mio amico Alessandro di Lugano, eh, era un continuo telefonarci, mandami questo, mandami quell'altro, mandami quest'altro. Mamma mia, che tempi che erano. Eh? E adesso lo credo che non li vendiamo più. Guardate a quanto li dobbiamo vendere, 5.300 euro. A distanza di sei anni la gente, non lo so, non è che uno nel 2006 guadagnava che so... 2.000 euro al mese e oggi ne guadagna 4.000, no, eh, non è successo, non è successo, sono più di 6 anni perché 2006 ad oggi sono 9 anni, eh. però ripeto non c'è stata grande crescita, eh. chi guadagnava 2.000 euro nel 2006 al mese, eh, facciamo finta, adesso è probabile che ne guadagni 1.800. <ride> Eh sì, poi, poi per esempio l'IMU non la pagavo, la pagava molto in misura minore, adesso invece paga anche l'IMU, anche sulla prima casa, sono cambiate tante cose. Ritiriamolo, dai, ritiriamolo. Questo è bello, questo è un GMT ceramica. Tra i nuovi modelli della Rolex, i più belli, secondo me, sono il GMT ceramica e il c dweller ceramica che abbiamo visto poc'anzi, quello che, per cui chiediamo 7800 euro. Di questo chiediamo 6200, 6300 euro. È praticamente nuovo. Scatola garanzia, è bello, eh? la lunetta è in ceramica, antigraffio con gli indici che sono applicati con una tecnica di serigrafia eh, e sono, sono in platino praticamente, sono in platino gli indici, pensate eh. il calibro è il 3186 nuovo calibro GMT che ha realizzato la, la Rolex con la nuova spirale in paracrom con una nuova disposizione delle ruote del treno del tempo che lo rendono... Più agevole, eh, più facile da maneggiare. Eh, è, è più sicuro, certamente. Più sicuro. 40 mm il diametro, impermeabilità garantita a 10 atmosfere. Scatola e garanzia. Via, andiamo avanti. Che ci abbiamo ancora 20 minuti, quindi dovremo riuscire a vedere tutti gli orologi che dobbiamo vedere. Questo è un orologio che mi sembra eh, la bella di Turigia. Tutti lo vogliono, eh, e nessuno se la piglia. Tutti lo vogliono questo orologio ancora, mh, ancora quando? Venerdì mattina, eh, un cliente, un ragazzo, un amico è venuto, ma bello, ma bello, ma bello, ma bello, però le che in CU? Eh. No, ma dai, poi andrà venduto anche lui. 5008 la richiesta, c'è scato la garanzia, Royal Oak, Quercia Reale, Odemar Piguet, modello di punta dell'Odemar Piguet. E lo stato di conservazione ve lo sta facendo vedere Orietta eh devo dire un orologio che eh, si presenta molto bene si presenta molto bene ritiriamolo dai tanto lo conosciamo questo orologio anche questo è un orologio che conosciamo però ce lo, ce lo guardiamo volentieri è il Rolesium 5800 euro anche qui c'è il corredo di scatola garanzia è un 2006 è quello che io chiamo il su di lusso l'imperabilità garantita è a 10 atmosfere e beh, questo è un bel orologio, eh? Orologio prestigioso, raffinato, eh, poco inflazionato, insomma, ha tantissime qualità questo orologio, eh? 39 mm il diametro, 39 mm il diametro. Lo stato di considerazione lo vedete, ritiralo, dai, ritiralo, sì. Poi c'è ah, 5008 il prezzo, non l'abbiamo messo? Perdonami, ma, eh, eh, adesso me lo metti, ma invece che chiacchierare con Camilla, Giorgia, eh, senti, senti quello che dico io invece che chiamare con Camilla, chiacchierare detto. con Camilla, sì che l'ho detto, sì eh, che l'ho detto, lo, eh, lo credo. Lo credo, eh. C'è che parla al telefono. Eh. Ritiramelo, dai, ritiramelo. Poi c'era le ore del mondo, questo è un altro grande orologio un grande prezzo, abbiamo chiesto mi pare 4.800 euro. Costava quando è uscito nel 2006 11.720 euro. Sto parlando del eh, ore mondo girar per e-gol. Il vvtc eh, che vvtc sta per World Time Coordinate, eh, cioè il tempo universalmente coordinato. E questo è un quadrante che permette di vedere così in un colpo d'occhio eh, tutti i fusi più importanti eh, del, del pianeta, del mondo. Vedete: Bangkok, Tokyo, Hong Kong, Sydney, Guime, eh, Nuova eh, Guinea. Poi, cosa c'è? Auckland, eh, Hawaii, poi c'è Denver, New. New New York, New York, eh, non ci non ballare, non lo ballare che fai girare la testa sei alla sei gente. E, e quindi, potete, questo è un quadrante eh, tra l'altro che nasce da un'idea geniale negli anni 30. Che mi ha chiesto 4.800 euro, ho già detto, costava 11.720. Lo abbiamo proposto a 4.800, e questa è la, è la versione particolare che ha realizzato la Girard Perego per, Ego, per New York. Oracle che era la barca a vela che mi pare abbia vinto la Coppa America edizione 2006 o 2007 della Coppa America. Dicevo, questo quadrante appunto permette eh, di tenere d'occhio tutti eh, i fusi orari più importanti del mondo in un colpo d'occhio: la chiusura della deployante, il doppio snodo in acciaio. Cinturino in caucciù, tra l'altro c'è un, eh, un altro cinturino in dotazione. C'è il corredo, ovviamente, di scatola garanzia: eh, c'è il corredo di scatola garanzia. Poi, per quanto riguarda il funzionamento, vi spiegherò tutto a tempo debito. Eh. È grande, è grande perché è un 44 mm, questo è eh, un diametro abbastanza imponente consistente. È un gran bello orologio. Eh. Ritiriamolo, ritiriamo. E tiriamo Dei Giaste 16234, ecco quello per cui eh, così vi dicevo che il prezzo sale a 3300 euro solo per il fatto che è grande. Abbiamo visto prima il modello da donna, quello piccolino, sempre lunetto oro bianco, per cui abbiamo chiesto 1850, se non erro, ebbene eh, questo più grande 36 mm, 3300 euro. Lunetta oro bianco, sapete quanto costa oggi? Nuovo questo orologio, allora costava 6.500 ed è stato aumentato del 8%. Per cui, questo orologio adesso ha superato i 7.000 euro come listino. Il nuovo modello, eh? questa è la vecchia referenza. 16.234 Vetro Zaffiro, scatto rapido di data d'accordo, però, vecchia referenza. La nuova referenza è la 116234, un po' più grande, e costa 7100 euro. Eh? Revisionato, un anno di garanzia, E qua. Mm? E adesso vi faccio vedere un altro splendido reverso, che è quello... Quanto abbiamo ancora di tempo? Un quarto d'ora, sì, ce la facciamo. È quello eh, ultra ultra fin eh, oro rosa, eh, semplice il semplice extra grand tile, extra grandile, quello un po' più grande. Questo è un orologio che costava, anzi, fino a fine mese, dovrebbe costare 16.400 euro 17.400 euro. Dovrebbe essere a fine mese, a fine aprile aumentato. Comunque ad oggi costa 17.400 euro c'è scatto la garanzia ve lo lasciamo a 7.850 direi un regalo eh. questo è un prezzo davvero aggressivo reverso eh, ultra fin eh, grand tile oro rosa extra grand tile scusate perché non è il grand tile questo è eh. l'extra grand tile ancora più grande del grand tile eh. e eh, realizzato così con cassa sottile per accentuarne l'eleganza e la raffinatezza, la classica cassa rovesciabile del reverso che dà proprio il nome eh, all'orologio. Pensate, che occorrono per realizzare questa cassa ben 60 operazioni manuali. Eh, nella produzione di questo orologio, eh, per realizzare la cassa, occorrono 60 operazioni manuali. Il cinturino nell'alligatore, squama larga. Senza deployante, ma, chi, ma chiusura ad ardiglione eh, probabilmente per non appesantirlo. Una chiusura deployante lo avrebbe eh, così ulteriormente appesantito. Eh. Bellissimo, davvero bellissimo. Ritiriamolo. ritiriamolo. Poi c'era da vedere questo Daytona che è arrivato da poco, scatola garanzia in condizioni da concorso, acciaio oro del 98. Quindi già l'ultimissimo modello prima del Daytona Rolex già quello con la chiusura Fiblock con la chiusura dorata qui voglio provocarvi eh. ve lo propongo a 7500 euro voglio vedere se qualcuno eh, raccoglie la mia provocazione mm. scatola garanzia del 98 guardate le condizioni non è mai stato eh, lucidato questo orologio il calibro è il 40-30 di derivazione Zenith, perché l'orologio del 98 e guardate qua com'è eh, così, diciamo, eh, conservato. Anche qui per i ritiri mi riservo eh, di valutare quello che voi avete, eh, perché sto, eh, lo sto proponendo ad un prezzo molto aggressivo, eh, molto invitante. Splendido il quadrante nero, la lunetta è a spiovente in oro, come in tutti dei tona. Eh, acciaio oro, i pulsanti a pompa, la corona a vite, l'imprimibilità garantita 10. Atmosfera, insomma il Daytona. Lo conosciamo, il Daytona, eh? questa volta acciaio oro, questa volta Zenith, corredato di scatto scatola garanzia del 98. Poi, se volete, ne è arrivato uno, quindi ritirami l'acciaio oro, perché facciamo vedere quello d'acciaio. Quello d'acciaio del 2008 è corredato di scatto e garanzia e la richiesta è 8.800 euro. Oggi questo orologio costa oltre i 10.000 eh, 10 euro, sì 10 milioni. Eh? 10 milioni, magari 10 milioni. No, no, era senza sacchetto quello lì, eh? era qui dentro, guarda, era qui, dentro, anzi mettimelo qui dentro. No, questo qua, aspetta, mi metti qui dentro questo qua. No, così, 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 e questo è l'acciaio eh? La versione acciaio calibro 4130, quindi calibro Rolex. Già nel 2008 c'era il calibro Rolex, Aspetto lo stato di conservazione, una piccola lucidata, magari gliela facciamo dare. Tenuto molto bene, eh? 8800 euro. Ritiramelo, ritiramelo, eh? Questo è indossato da no no da un uomo, perché l'ho ritirato da un uomo. Vabbè ah sì, al posto piccolo però era un uomo. Questa invece era una donna probabilmente che indossava questo orologio, questo è il 177,200. Misura media, nuova referenza, molto ben conservato. Scatola garanzia, mi pare sia un 2010 se non vado errato, o 2011, eh? ma comunque 2010 sicuro, sotto no. 3500 euro la richiesta. Questo costa sui 4500, eh, 4004 adesso di listino. 4004, se lo andiamo a cercare nuovo, eh. se lo andiamo a cercare nuovo perché costava 4050 euro è stato aumentato dell'8% quindi insomma, fate un po' voi. Eh. Ed è il l'Oyster senza data in questo caso, bellissimo il quadrante rosa con il 369 arabo e il resto degli indici a barretta splendidamente ripeto conservato. Poi abbiamo ancora eh, eh, sempre sul misura media, arrivato da pochissimo anche questo, è eh, il 68240 dell'80 Questo è, è ha, ha un po' di anni questo orologio, ma è magnificamente conservato, scatola e garanzia 2.850 la richiesta, bellissimo il quadrante con questo decoro a coste verticali, sembra quasi di velluto, uno dei più bei quadranti che abbia mai fatto la Rolex. Vetro zaffiro, scato rapido di data, bracciale Jubilee, scatola garanzia, misura media, misura media, questo è il 32 mm, eh, il 32 mm come diametro. Questo è arrivato davvero da poco. È arrivato da poco, ritiriamolo, faccio vedere perché so che siete in tante a richiedere il misura media. Davvero, c'è una grande richiesta e una... pochissima offerta, perché di solito le donne non vendono i loro orologi, non li tengono, li conservano. 3.800 è la richiesta che vi faccio per il Cellini Danaos. Eh? Per il Cellini Danaos, 3800 euro. Scatto la garanzia, anche qua, oro bianco e oro rosa. È il 40 mm come diametro. Attenzione perché, l'ultimissimo modello! Eh, l'ultimissimo modello costa sui 9.500 euro. Costa una fucilata questo orologio, costa davvero tanto, tanto, tanto. 3.008 perché? Perché è un Cellini. Perché è un orologio elegante. È un orologio raffinato. È un orologio che è un secondo orologio. Parliamoci chiaro, no? E allora, essendo un secondo orologio, eh, diciamo che il numero di. Eh, di clienti potenziali si abbatte, no? sono, sono un po' meno quelli che possono avere un secondo orologio di prestigio, cioè il Rolex da Zhiyu se lo comprano tutti, no? lo vedete in giro, se lo comprano tutti, tutti raccattano i 2-3 mila euro da comprarsi l'orologio, il Rolex far vedere che hanno Rolex al polso, poi quando, salvo quando poi arriva l'assicurazione della moto da pagare che se lo vengono a vendere, eh? ecco È perché poi succede così. Un secondo orologio elegante, eh no, eh no, eh no, non, non è che se lo possono permettere tutti, eh? non è cosa da tutti, come il Rolesium, non è cosa da tutti. Eh? E... Ormai il Daytona, il Submariner, eh? quelli sono orologi che chiunque può comprare no? e poi rivendere, magari rimettendoci le 300-500 euro, quindi insomma poca cosa. no? In realtà l'investimento è quello, eh? quando si compra un, un Rolex d'acciaio è come se lo si pagassero 300-500 euro, perché poi quando lo rivendi ci rimetti quelle, quelle 500 euro, no? quindi ci sta, ci sta. Questo no, eh? e comunque per questo motivo, proprio perché è un secondo orologio prestigioso, quindi meno clienti potenziali dobbiamo lavorare sul prezzo e quindi questo è il risultato 3800 euro un orologio che ne costa 10 ecco ritiramelo Milgaus, anche questo orologio eh, molto ambito 5200 euro la richiesta vetro verde vetro verde eh, scatola garanzia Adesso mi ricordo di che hanno mm, sì, guarda un po' se, eh, se c'è l'indicazione dell'anno, se me l'ha messa Flavio. 2008, 2008. scatto la garanzia 2008, questo è 41 mm come diametro, il Megaus è l'orologio antimagnetico per eccellenza, eh, all'interno ha inserita una seconda cassa in ferro dolce. E, e alcuni suoi eh, dei principali componenti sono realizzati in metallo amagnetico, come per esempio lo scappamento. Lo scappamento è realizzato in metallo a amagnetico, e come dice il nome, resiste a più di 1000 gauss 1000 Gauss è proprio il nome che eh, indica la resistenza eh, così al, 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 al capo magnetico, no? A campi magnetici super inferiore, superiori a mille Gauss, questo mh, non viene magnetizzato. Non viene magnetizzato, quadrante nero con eh, classi C indici al 3, 6 e 9 in arancione e la stessa lancetta dei secondi, quella a forma di saetta centrale. In arancione, eh? Eh, tipica grafica del vetro verde. Ritiramelo, esplorer eh? 2. Qui io ve lo do come ho usato, ma in realtà l'orologio è nuovo. In realtà l'orologio è nuovo, è del 2012, nuova referenza quindi 21,570 scatole garanzia ma davvero guardate questo orologio è come nuovo è come nuovo 5.450 la richiesta costa 7400 euro nuovo costa 7.400 euro nuovo eh perché è stato recentemente aumentato costa mi pare 6.700 adesso costa 7.400 se non sbaglio bello mm. Vedete che le condizioni sono pari al nuovo. Io ripeto, ve lo do come usato, anche perché è un 2012, ma avrei potuto benissimo dire che è nuovo. Cosa abbiamo? Ancora 5 minuti? No? Mi dici il tempo che manca? 4 minuti, 4 minuti. Tra l'altro l'Estore eh, 2 nuovo ha il eh, movimento del nuovo GMT il 3186 quello di cui abbiamo parlato poc'anzi eh? è lo stesso eh, movimento però eh, rispetto al, al GMT possiamo leggere su questo orologio solo due fusi orari perché avendo la lunetta fissa eh, ancorché con l'avanzamento rapido della lancetta delle ore possiamo leggere solo due fusi orari e non tre come eh, nel, nel GMT perché appunto il GMT ha la lunetta girevole mm. In questo caso la, la lunetta non è in ceramica, ma è in acciaio, a spiovente, a finitura satinata con incise le 24 ore. E bello il particolare più bello di questo orologio è la nuova eh, lancetta del secondo fuso orario, il freccione con eh, lo stelo in arancione che, che, ricorda molto, eh, che ricorda molto la lancetta del secondo fuso orario del primo Explorer 2 lo ricordate? il 1655 mi pare che fosse eh, come referenza il leggendario freccione un orologio che oggi vai, viaggia sui 16-18 mila euro eh, come richiesta perché comunque è molto raro molto apprezzato e da questo orologio ha mutuato eh, il nuovo Explorer 2 la eh, lancetta del secondo fuso orario, il freccione appunto. Eh, freccione appunto. Qui vediamo il quadrante bianco, tra l'altro che si sta rivalutando tanto, eh, il quadrante bianco, e che io trovo comunque meno stancante, più elegante. Eh. Il diametro è 41,5. Non lo scrive. Non lo scrive. Ritiralo, dai, che ci ricordiamo, il Royal Oak eh, acciaio oro, quello che me l'avete trattato veramente male, eh, anche se tanti di voi siete venuti a vederlo, ci avete ragionato, ci state pensando, ci state ragionando, però me l'avete trattato male perché a 6.500 euro è da comprare questo orologio, assolutamente da comprare, non accetto... Eh, scuse, giustificazioni è da comprare a 6.500 euro perché avessi chiesto 9.000 euro, 8.500 eh, vabbè d'accordo a parte che li, li avrebbe retti eh, perché un oggio così se lo, lo propongo a 8.500 euro non c'è niente da eh, per cui scandalizzarsi. 36 mm il diametro automatico, il calibro è il 21.22, quadrante bianco, finitura Ghillo Ritiriamolo, eh, ritiriamolo. Ci vediamo. L'ultimo oro orologio di quest'oggi che è. Un altro nos abbiamo un minuto, eh, siamo riusciti a così arrivare a presto. Questa sera ero stranamente in anticipo. Ero stranamente in anticipo, avevo tanti orologi a presentarvi. La foga di farveli vedere, ve li ho fatti vedere abbastanza tutti velocemente. Questo è un 14060m. Due scritte su Mariner senza data del 2006-2007, anch'esso. Scatola, garanzia, ci mancherebbe. Anche qui abbiamo fermato il tempo. Perché questo è un orologio NOS, come era allora, come è uscito dal concessionario allora, è ancora adesso. Vedete le plastiche, vedete il bolino verde, vedete che è un orologio che non ha mai toccato nessun polso. La richiesta 5500 euro. 5500 euro. Beh, è chiaro. Oh, andate a trovarne un altro. Eh, eh, andate a trovarne un altro uguale a questo, se siete capaci. Via, ritiriamolo. Che abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, quindi vi ringrazio per così l'ascolto. Vi do appuntamento martedì pomeriggio con i gioielli dalle 14.30 alle 16.30 oppure domenica prossima, sempre qui su Telegenova eh, tra le 18.30 e le 20, saremo qua con i nostri eh, orologi. Ringrazio Pigio, Giorgia, Camilla e Orietta e vi do una buona serata. Vi auguro una buona serata. Ciao!